Il viaggio continua a Phoenix, Arizona. Non è la vostra normale serie di primo turno, anche se è 4 contro 5. È Phoenix Suns, Los Angeles Clippers. La palla 2 da alzare, Scott Foster che dirige con Eric Lewis e JB De Rosa. Foster, arbitro di riferimento per le sfide importanti, questa evidentemente per la Lega lo è. Subito la pressione di Westbrook sull'ex compagno Kevin Durant, che manda a bersaglio il primo tiro. Dente la reazione nervosa, fisica e anche tattica abbiamo visto Durant, e lo rivediamo qui dei Phoenix Suns. Riapertura per il tiro da tre, ma veramente importantissimo proprio in questa metà campo, quella in cui eccelleva Quadera ragazzo. Fantastica stoppata su Kevin Durant. Palla nell'angolo, Batum con il tiro da tre cortissimo che finisce in mano a Leonard, che riapre per Gordon dritto per dritto. Hanno tentato 31 tiri da 3 contro i 19 degli avversari in gara 1, perché gli avversari vanno a esplorare quelle zone del campo. E in ogni azione Kevin Durant in attacco. Sì, insomma, si piangeva per Evita, ma ci siamo capiti. Arresto, tiro e canestro per Kawhi Leonard. Riapertura di Leonard per Gordon che attacca forte. Scusate, per Gordon, sì, che attacca forte ma viene respinto con perdite, e poi sidestep da tre punti per Booker, sbagliato e brutto passaggio in salto di Zubac, ma fischio di Foster per un fallo di Craig, che non è particolarmente d'accordo, perché in regular season quel signore col 2 che qui fa una cosa che possono permettersi in uno in questa lega. Si trova contro Shemet, si stacca Okogi, ecco, e in più ha messo anche un tiro da tre che non è affidabile, è stra affidabile, che spinge verso il lato di Plumlee, che sta avendo grande impatto, concede come da programma il tiro a Eaton. Questa volta segna i Bahamens, rimessa malfatta, salvataggio di Powell che prende il tiro da centrocampo. Guarda che tira abbastanza da tre, soprattutto tira bene, terza per percentuale da tre della stagione, e quindi allargando il campo i metri per la difesa di Phoenix sono tanti. Ai suoi, e allora diventa molto molto più facile lavorare difensivamente. Continuano a concedere questo tiro a Eaton che continua a metterlo, questo è il terzo, fa meno 7 però per Phoenix con 9 minuti e spiccioli dei Clippers. E vi ricordo, non c'è Paul George per l'ennesima volta. Riapertura Westbrook a metri di spazio e mette la seconda tripla della sua partita dopo il 15 pari, 40-30 come nel tennis. Ci vuole una testa come la sua però per continuare a prendere questi tiri. T-Bones Highland che fa finta di fermarsi, attacca Chris Paul, si protegge con il corpo, ancora girandola di cambi, il ritorno in campo di Kawhi Leonard, il cui minutaggio è sempre studiato. Palleggio, arresto, tiro. Ma esattamente quando parliamo di Leonard di cosa parleremo? E spesso in queste serie decidono giocatori come Craig, battezzati dalle difese. Ciao. Ciao, ciao, bambina. Eaton sicuramente non è il miglior difensore in aiuto, ma nessuno aiuta quando uno è capace di battere l'avversario nei tempi di Kawhi Leonard. Quel pick and roll per concedere tutto lo spazio per il tiro, però così dai anche la possibilità di rincorsa a Westbrook. Palleggio per Kawhi Leonard che viene raddoppiato, grande, 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 grandissima cosa, voglio rivederla un miliardo di volte. Ovviamente sono difficili, Booker non se la sente, il perno di Durant, fantastica partenza, fantastico arresto, ciao ciao anche per lui, che va disciplinatamente da Booker. Palleggio, arresto e tiro da tre, folgorando la retina, pareggiando a 59 e garantendoci un secondo tempo da sogno al Footprint Center. Per Kevin Durant che schiaccia per terra per Eaton e tiro è sbagliato, segue Eaton a rimbalzo, riapre per Paul con lo out in equilibrio di Batum che scivola con Chris Paul che si deve buttare molto indietro, addormenta Zubac, gli strappa la palla Booker che schiaccia Zubac, molto male in questa situazione. Gli permettono di tirare sulla testa del difensore. E in più gioca su un piede, e giocare su un piede, bella parabola e bella tripla per Booker che adesso sta veramente incidendo. Tyronn Lue
che la mette su un punto di vista mentale, mentre questo appoggio al vetro di Kevin Durant è per pochissimi. 7:39 per chiudere il terzo quarto, ricezione per Westbrook, fa finta di andare a sinistra, riaccelera, bella palla per Gordon, e dai, vieni per terra, i Clippers la tripla, la mettono. Circa a metà del terzo quarto, classico movimento di Chris Paul. Gordon Powell, Batum assieme a George e Leonard, insomma, con Mann e Westbrook e Highland. Questa è una rotazione che in termini di profondità non ha nessuno. Poi si gioca in 5 naturalmente. Booker a centro area, perde la palla, buon intervento di Jubez, fuga per la vittoria con schiacciata morbida alla Renzo Bariviera di Russell Westbrook. Palla. E riapertura, metri di spazio, Torrey Craig, altro tiro, altro giro, altro regalo. Succede, oggi ne guadagnerà 340, stoppata da parte di Biombo, controllo per Craig, viaggiano con Kevin Durant in Phoenix Suns e Durant spara da tre punti, lungo però Leonard contro Craig, guardate la posizione di Booker che pur marca un tiratore nell'angolo e guardate, guardate Kawhi Leonard, meraviglia! Hesitation dribble, palleggio con esitazione di Booker che poi riparte, grandi solisti ma non solipsisti per questo passaggio della partita. Highland arresto, rovesciato alla rondo a centro area, fischio arbitrale in ritardo, e se non la sapeva già fare tempo, sì, due mesi la imparava, sì, sì. E poi non c'era arma per il difensore. Attacca Chris Paul che riapre per Booker, importante piedi per terra e a bersaglio, il blocco duro di Biombo, la palla torna in punta da Booker e ancora una volta si muove relativamente poco nell'attacco dei Phoenix Suns, però questo è Devin Booker rimontato da dietro splendidamente da Westbrook. Quelli che hanno visto giocare UCLA ai tempi ricordano questo Westbrook. Paul sulla sirena dei 24 secondi dei Phoenix Suns, tiene il campo a differenza di gara 1 all'inizio del quarto periodo e Paul fa due canestri che sono importantissimi. Questa è l'idea appunto di Phoenix Suns, nel senso, mandami un raddoppio, da una parte c'è Chris Paul che adesso è salito, c'è Booker, insomma c'è Eaton in mezzo all'area quando c'è, per cui alla fine diventa difficile. Di là invece c'è Kawhi Leonard, poi Terrence Mann cerca la palla ma Eaton l'ha già fatta andare via, semitransizione per Durant, arginato da Gordon, super palla per Okogie che non sbaglia da sotto e i Phoenix Suns adesso girano a quattro cilindri. Spingono dentro, Jubac non esce e se non esci contro Booker ti arriva in faccia la tripla, torna in doppia cifra abbondante il vantaggio per i Phoenix Suns. Leonard che subito prende il tiro e subito mette il tiro, sente il momento, sa che deve ovviamente essere lui adesso il protagonista e si prende responsabilità. Eaton pronto a bloccare per Chris Paul, sempre Jubac messo nel pick and roll, non riesce a fermare Eaton e tutto sommato io credo che nel resto della serie potremmo anche pensare di vedere in certi momenti dei quintetti senza centro, senza Jubac e senza Plumlee, anche contro Eaton, perché Leonard ti dà questa possibilità, certo. E in questi tornei gli hanno detto ma perché non vai alla prep school, ti fai un altro anno di preparazione. Alla prep school lui ci è andato mentre sbaglia Biombo, lo vedete con la maglia numero 1 Preston, e l'hanno messo nella squadra C, neanche nella squadra B, nella squadra C, ma è un giocatore con la possibilità di sperare di trovare un posto tattico nell'NBA. Veramente 123-109 vincono i Phoenix Suns, pareggiano la serie 1-1. Paul, Booker e Durant dimostrano che non c'è bisogno che uno di questi faccia 50 tiri e 80 punti, è più che sufficiente che tutti e tre giochino insieme. Questi playoff piacciucchiano. Bisogna semplificare la partita, leggere la partita quando c'è spazio, devo tirare, ne ho parlato anche con mio padre, lo vedete. Just tell me the mindset now.